POS che noi abbiamo criticato nella scelta di approvarlo da parte del commissario presidente Donato Toma. Ne abbiamo attestato la dannosità più che l'inutilità, non solo perché non è stato in qualche modo oggetto di un confronto con gli stakeholder, ma ancora di più perché rappresenta una diminuzione importante dell'offerta sanitaria regionale rispetto al programma operativo 2015-2018. Per queste motivazioni, con l'ausilio, grazie all'ausilio della Casa dei Diritti e l'avvocato Laura Venitelli, abbiamo deciso di impugnarlo come Partito Democratico e siamo oggi a spiegare le ragioni dell'impugnativa che risiedono nella esigenza di tutelare e garantire la salute dei molisani. Ecco, ci sono anche molti comuni, a partire da quello di Campobasso, che hanno già impugnato il provvedimento, ma anche altri comuni. È chiaro che se nessuno viene messo nella condizione di conoscere ciò che contiene il POS, e poi la scoperta della conoscenza dello stesso di far restare basiti per la diminuzione dell'offerta sanitaria desta ulteriore e grave preoccupazione, ragione per la quale si è deciso di impugnare il provvedimento, e lo si fa anche per evitare che lo stesso rappresenti il viatico per una ulteriore diminuzione dell'offerta sanitaria con il POS 22-24, che dovrà essere oggetto di un confronto con gli stakeholder e dell'approvazione con un atto del commissario presidente Donato Toma. Ci resta l'obbligo di in qualche modo essere vigili, di essere un'interfaccia presente e propositiva rispetto alle istanze dei cittadini, dei portatori di interessi diffusi, dei comitati, di coloro i quali insieme a noi hanno preoccupazioni per le sorti della sanità regionale. Aggiungo e chiudo che mi sembra evidente che il tema della sanità sia notevolmente importante per questo territorio, è stato oggetto di un confronto quotidiano anche per il passato, il recente passato. E devo dire francamente che la critica al POS 2015-2018 fu assolutamente veemente. Se voi oggi considerate che gran parte delle specialistiche, quelle specie sugli ospedali SPOC di Isernia e di Termoli, ma ancora di più per le case della salute, oggi viene assolutamente depauperata, è evidente che noi dobbiamo essere una parte diligente e denunciare che questi spiacevoli episodi di sconvenienza per il territorio, di impugnare il provvedimento. Quindi lo trova peggiorativo il POS di Toma rispetto al POS di Frattura? Non lo trovo peggiorativo, è peggiorativo. Basta confrontare i due programmi operativi per rendersi conto che sugli ospedali SPOC noi perdiamo diverse specialistiche. Ad esempio a Termoli, giusto per restare nello specifico, oltre l'offerta sanitaria degli ospedali di base, faccio riferimento alla cardiologia, alla medicina, alla chirurgia e al pronto soccorso, le altre specialistiche non ci saranno, l'odorino, la laringoiatria non c'è più la ginecologia, non c'è più l'ostetricia. Il punto nascita viene gestito insieme con accordi di confine con l'ospedale di Vasto e così l'emodinamica, ad esempio su Termoli, ma vale anche per il centro hub di Campobasso. Il centro hub di Campobasso perde una serie di specialistiche che erano presenti nel precedente POS. La neurochirurgia, della quale tanto si è discussa, che era in convenzione con Neuromed, adesso viene di fatto cancellata e viene gestita attraverso gli ospedali Rimini di Rifoggio, attraverso il RUMO di Benevento. Mi sembra che ci siano dei comportamenti che sono chiari nelle scelte del decisore politico, nel caso di specie Donato Toma, che vanno nella direzione di un depauperamento dell'offerta sanitaria. Vale anche per le case della salute. Vengono definite molte a bassa intensità, quindi perderanno anche delle specialistiche che erano il front office del cittadino nelle aree periferiche del nostro territorio, che se avesse avuto bisogno di un'offerta sanitaria puntuale avrebbe potuto trovare un minimo di conforto. Oggi non c'è più. Cioè, parliamo di cose pratiche. Aggiungo e chiudo. Questa approvazione non si riesce a capire la ragione della stessa, laddove Donato Toma dichiara che è pronto già a discutere con gli stakeholder il nuovo programma operativo 2022-2024. Allora, delle due l'una: o questo era un atto meramente formale, quindi avrebbe potuto approvarlo il giorno prima di approvare il programma operativo 22-24, oppure approva il programma operativo 19-21 al solo fine di cancellare l'attuazione del piano operativo 2015-2018.
E questo è il vero tema del dibattito. Io ritengo che Toma abbia voluto approvare il programma operativo 2019-2021 per evitare di avere le responsabilità nella mancata attuazione del POS 2015-2018, che obbligava lo stesso ad una serie di specialistiche che Giustini non aveva, alle quali Giustini non aveva dato seguito, che erano presenti invece nel programma operativo 2015-2018.